Fin dall'alba dei tempi, la mandragora ha costituito un elemento indispensabile per le pratiche magiche e spirituali di molte culture. La mandragola è ritenuta una pianta magica nota all'uomo da molti secoli. L'origine del nome mandragora, più comunemente conosciuta come mandragola, deriva dalla Germania ed è presente in molti miti e nel folklore di molte popolazioni. Nel Medioevo veniva utilizzata per le sue proprietà anestetiche e curative. Sembrerebbe inoltre che a quei tempi veniva utilizzata per curare la sterilità. Questa pianta è raffigurata in molti testi di alchimia con le sembianze di un uomo o di un bambino, per via dell'aspetto antropomorfo che la sua radice assume in primavera. Esistono molti miti sulla mandragola. Uno dei più popolari è il suo pianto, ritenuto in grado di uccidere un uomo. Machiavelli ne parla nell'omonima commedia. Afrodite, la dea dell'amore e della fertilità, venne chiamata più volte la dea della mandragora. La leggenda vuole che tutte le radici della mandragola diventino uomini in grado di garantire prosperità e potere a chi ne entra in possesso. Per converso, e certamente a causa della tossicità della radice, era utilizzata per interrompere le gravidanze. Questa pianta contiene potenti alcaloidi che possono far aumentare le pulsazioni cardiache, producono effetti di eccitazione psicomotoria e psichica, allucinazioni, manifestazioni di riso convulso e stati deliranti. Posta in un recipiente con delle monete, portava ricchezza al suo possessore. Con la sua polvere o le foglie seccate durante la luna di maggio, si preparavano talismani e amuleti per procurare amore e ricchezza. Inoltre, ritenendo che potesse aprire qualsiasi serratura, i carcerati non potevano possedere radice di mandragola. Questa pianta è legata alla morte e veniva estratta dal terreno con tutte le cautele e attraverso particolari riti. La mandragola ha tantissime proprietà curative. Si dice che guarisca l'epilessia, il mal di luna, ossia la licantropia clinica, può scacciare i demoni ed ha sempre avuto una valenza ambigua, in quanto, pur essendo vero che la sua radice posta sotto il letto di un malato ne guarisce il corpo e l'anima, essa può portare allo stesso tempo a danni fisici irreparabili. Può donare un sonno ristoratore, ma provoca anche pazzia, può uccidere, ma è anche un rimedio contro il veleno dei serpenti. È in definitiva una vera e propria bilancia sospesa fra incertezza e ambiguità. Si sostiene che se la radice è raccolta, purificata e resa il più possibile simile all'uomo, verrà abbigliata, vezzeggiata, accudita, le verranno offerti pasti più volte al giorno e verrà ubicata in una degna collocazione, essa procurerà felicità, ricchezza e salute. Scaccerà le forze negative, aiuterà a ritrovare gli ori nascosti e sarà una cura per tutti i mali. In ambito magico, la mandragora è adatta per aumentare i poteri psichici, ad esempio attraverso bagni rituali in cui aggiungere dell'acqua nel bagno. Nell'epoca romana si credeva che la mandragora fosse abitata da un demone. Estratta dal terreno, il demone si sarebbe risvegliato e il suo urlo avrebbe ucciso l'incauto raccoglitore. In letteratura, una testimonianza cinquecentesca che si fa beffe delle credenze popolari della mandragola legate sia alla fertilità sia come potente afrodisiaco è l'omonima commedia di Niccolò Machiavelli. Nel film spagnolo del 2006, Il labirinto del fauno, il regista si ispira alla credenza che la pianta favorisca i parti felici. La giovane Ofelia riceve in dono una radice di mandragola per aiutare la madre che soffre per una gravidanza difficile. La pratica rituale vede la bambina porre tale radice, simile a un neonato, in una scodella di latte e coccolarla sotto il letto della madre, nutrendola ogni giorno con il proprio sangue. L'effetto benefico della mandragola è immediato. La tradizione riconduce la nascita di questa strana pianta, che viene catalogata tra il mondo animale e quello vegetale, alle gocce di sperma o di urina di un impiccato. Il modo più sicuro per raccoglierla è quello di recarsi sul posto al crepuscolo e legarla al guinzaglio di un cane nero affamato, e quindi lasciarlo libero in modo che l'animale possa sradicarla solo dopo essersi accertati che ella abbia cessato il suo lamento. Si dice che sentire il pianto della mandragola può far divenire folli, muti e dopo una breve malattia condurre alla morte.
I posti dove si trova in maggior quantità sono nell'Europa meridionale, Italia compresa, e cresce soprattutto nei cimiteri e zone ad essi limitrofe. Un altro timore legato alla raccolta era quello che la mandragora potesse trasformarsi in un essere umano animato. Per questo doveva necessariamente essere estirpata prima che il settimo anno si compisse e nascesse dalla pianta un embrione umano. Successivamente, la radice andava purificata, nutrita periodicamente, accudita e custodita in un luogo sicuro, fuori dalla vista dei curiosi. Nella cultura voodoo viene utilizzata per la costruzione di feticci per fatture d'amore e maledizioni, alle quali dona l'indispensabile potere esoterico. Inoltre, la mandragora occupa un posto persino nell'astrologia. Legata alla notte, la pianta è associata al pianeta Mercurio. Alcuni ritengono che la mandragora sia influenzata da Saturno o dalla Luna e con segno zodiacale il Capricorno. Il suo elemento è il fuoco. Che si tratti di leggende o che abbia fondamenti reali, la mandragora resta la radice della pianta più strana ed inquietante di sempre. E considerando la sua forma antropomorfa, ovvero simile al corpo umano, è facile capire e giustificare i miti e le leggende sul suo conto, soprattutto quelle in epoca medievale. Alla fine resta il fatto che l'alone di mistero e di magia che avvolgono questa radice la rendono degna di nota. Spero che il video sia stato di tuo interesse. Se ti è piaciuto, lascia un like. Facci sapere cosa ne pensi tramite un commento e se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. Un saluto e alla prossima!